Nel mio lavoro quotidiano posso dire che ci sono effettivamente persone, che hanno seri problemi in famiglia, e Sicuramente. quando dico di seri problemi mi riferisco soprattutto a chi ha i figli, Con disabili, disabilità. con disabilità, il coniuge con disabilità. Anche i genitori, ma qui, anche qui cominciamo, però già andiamo. Ecco, noi quest'anno per la prima volta abbiamo. Nel contratto nazionale abbiamo fatto una differenziazione, prima la precedenza a chi ha coniuge e figlio disabile, poi a quello che ha i genitori disabili e poi tutti gli altri. È su tutti gli altri che è il vero scandalo. Ci sono plessi scolastici dove tutti gli insegnanti hanno la 104, ce l'hanno tutti quanti, quindi, ma questo. È un problema perché l'età media che avanza e quindi alla fine ci si ritrova con, come dire, genitori anziani, insomma, quindi, il fenomeno di assistenza c'è. Però quello che mi fa sorridere, insomma, ma della serie, qui ognuno lotta per la sopravvivenza, tutta questa gente che assiste i nonni, cioè come se i figli non esistessero. Che assiste la suocera, voglio dire, potrei fare esempi eclatanti. Io ricordo Una solo. provincia di buon cuore, riscopriamo. Sì, c'è molto, come dire, affetto, insomma, ecco, il valore della Se così suocera. fosse, ne Sì, siamo felicissimi. felicissimi, insomma, voglio dire, ma io sto ironizzando, però se. Chi deve controllare, non controlla, si spingono le persone all'arte dell'arrangiarsi, perché se io vedo che il mio collega, come dire, fa il furbetto, io l'anno successivo cerco di attrezzarmi.